rispetto a non impossessarsene, addirittura a tramandarli, e attraverso questa ricerca della tradizione indiretta siamo riusciti a raccoglierli in questo volume che contiene l'80% di inediti di Oscar Wilde dal titolo Le parole del Giglio. Che bella presentazione, uno spottone proprio che mi convincerebbe addirittura ad acquistare il libro per regalarlo a Natale, Gianni Kirsten. Adesso allora ne parliamo. Allora, tra poco parleremo un attimo anche della questione Gioni, perché poi ti voglio chiedere una tua opinione, e magari giro anche questa domanda a Gianni, anche perché pur essendo Gioni, quest'oggi scendono in piazza gli studenti, si parla molto di cultura, poi qualche ministro dice che con la cultura non si mangia, ma credo che Gianni, credo che tu sia molto d'accordo su questa parola. Qualcuno ha detto che la Divina Commedia, per esempio, non è un buon companatico. No. Però posso dire che questo è un paese che deve tanto alle proprie radici culturali, un paese che dovrebbe risorgere dalle ceneri della propria cultura. Io parlo chiaramente in primis da siciliano e poi da italiano, senza fare questo distinguo, perché chiaramente siamo un'unica grande nazione, Garibaldi lo ha fatto per tutti quando lo ha fatto. Ma fondamentalmente è importante ricordare che noi siamo stati forse i pionieri nell'ambito delle arti figurative del Novecento. Basti ricordare per noi figure come Pirandello, come Guttuso, come Tommasi Lampedusa, cioè delle persone che hanno veramente dato. Ma che ci porta uno come te? Tra l'altro, fatti i complimenti, ti esprimi molto bene, hai concetti precisi. Se ti dici qua l'operaio che lo metto in cassa integrazione, se non si dice, Mi do qualche ammortizzatore sociale sulla testa, cioè davvero tutta la mattinata così, cioè a martellarci la testa, chiaramente. Allora Gianni, no, complimenti intanto come ti esprimi. Chi ci porta a scrivere un libro su Oscar Wilde? Oscar Wilde è una storia abbastanza complessa. Intanto Oscar Wilde è stato il letterato particolarissimo sicuramente, ma è stato uno dei letterati più vicini alla cultura italiana esistente al mondo. Era appassionatissimo di letteratura greca, di letteratura latina, ed era veramente immensamente appassionato di cultura siciliana. Questo è un tipo di ricerca che si è maturato nel tempo, quando ci si è resi conto che le letterati di questa grandezza avevano una passione così forte per la più grande cultura esistente al mondo, la più grande cultura esistente al mondo che se ne dica la cultura italiana. Noi non possiamo, possiamo assolutamente dimenticare che abbiamo Dio, Dante, dopo Dante forse il nulla, e poi direttamente ci sono altre situazioni di carattere, diciamo, culturale che sono sviluppate nel corso. Questa cosa darà fastidio a qualche ministro, però purtroppo. No, la verità dei fatti è questa. Posso garantirvi che nel saggio introduttivo ho precisato perfettamente il modo in cui, Mastrelli già lo ha letto, Dante ha tenuto compagnia nelle notti fredde della reclusione nella parte finale proprio a Wilde. Quindi, e poi io sono stato un grandissimo appassionato, perché ritengo fortemente importante che un libro debba suscitare emozioni. Basta leggere Il ritratto di Dorian Gray per capire che cosa si trova quando una persona si trova di fronte ad un libro che riesce a sconvolgere. Gianni, le parole del Giglio sono, se poi te lo regala Brancati, lo sappiamo, questo è tuo, perché poi dovrei sapere una cosa, che una appassionata. Se no, mi porta i libri qua e lei lo vuole in mia tagliare, devo girare. Allora, ma è già in libreria? È in libreria, si trova quasi in tutte le librerie della regione, si trova a Palermo, si trova a Siracusa, lo trovate da Liana. Le parole del Giglio. Damasca. Edito Verbavola. Verbavola Edizioni. Edizioni. Senti, Oscar Wilde è un grande personaggio, diceva Gianni, legato alla cultura italiana, anche siciliana, se vogliamo. Avrebbe votato quelle modifiche al piano regolatore generale, secondo te? Ma io credo proprio di sì. Conoscendolo, sì, secondo me era un tipo proprio di sì, no, ma voglio poi ne parliamo, chiaramente, anche perché l'argomento del piano regolatore è stato un argomento molto importante all'ordine del giorno ieri sera. Con piacere, mi farà ulteriore piacere essere anche qui presente. Ieri sono pervenute, oltre diciamo alle tante associazioni culturali e ambientaliste che hanno dato positivamente un contributo alla città, e sono pervenute anche delle lettere importanti, proprio quella di Valerio Massimo Manfredi, il quale è anche cittadino onorario appunto della nostra città, e quindi ovviamente anche questo tema ha sicuramente avuto un panorama nazionale, perché ha veramente coinvolto non solo le associazioni ma personaggi molto importanti, fra cui per esempio anche Settis e quant'altro. Quindi sicuramente, vedi, la tutela del territorio è sicuramente un qualcosa che non va slegato a una scelta e a un modello di sviluppo, un modello di sviluppo che noi fondamentalmente abbiamo voluto portare avanti e affermare, che è quello appunto di tutelare il territorio, valorizzare l'ambiente e soprattutto puntare su un modello di sviluppo ecocompatibile che sia legato al turismo naturalistico di oggi. Serata direi, non dico storica perché magari è un termine un po' esagerato, però sicuramente molto importante, quasi all'unanimità è stata votata questo emendamento. I consiglieri non hanno votato a favore, diciamo, di questo.
importanti, però la, come dicevi poc'anzi, c'è maggioranza e opposizione che ci hanno votato compatte, tranne i tre di Forza del Sud, possiamo tranquillamente dirlo. Poi magari oggi in teoria dovremmo avere, dopo i nostri primi due ospiti, dovrebbero raggiungerci in studio, però qui usiamo sempre il condizionale, quando si parla di politici si usa sempre il condizionale, forse sì, potrebbe, ma sempre che sia vero, poi bisogna vedere se venisse confermato. Dovremmo avere, come diceva il grande Benigno, non sa mai. Dovrebbe arrivare il presidente della provincia, l'onorevole Nicola Bono, e poi l'onorevole Buffardeci, magari poi gireremo a lui la domanda come mai i consiglieri comunali che fanno riferimento a lui ieri hanno votato contro quell'emendamento. Allora chiudiamo perché tra poco andiamo in pubblicità, intanto per fare ancora un po' di promozione, Wild, questo Oscar Wilde, queste le parole del Giglio che in libreria per Bravone nelle edizioni. Gianni, facciamo una cosa, ti do un 30 secondi per convincere. Ti faccio fare la Manuela Arcuri, non so se voi avete, abbiamo qualche differenza di carattere. Non so se voi avete visto ultimamente questo spot che sta girando per le televisioni nazionali, dove c'è l'Arcuri che con uno sguardo perso nel vuoto, una musica tipo Shining, se non peggio, sembra Profondo Rosso, sponsorizza un libro dove usa dei termini tipo lo strategismo della copia, e dicono che sia lo spot pubblicitario più brutto che abbiano mai fatto nella storia della televisione. Questo mondiale. Dimostra come la lingua italiana oggigiorno sia la lingua straniera più parlata in Italia. Strategismo della copia. Ed è una delle le parole del Giglio. Intanto il titolo, che può sembrare un po' particolare, nasce da un fatto ben preciso. Nel corso del tempo è stato identificato con delle con degli elementi di carattere floreale, perché per esempio possiamo ricordare il famoso film del 60 di Peter Finch in cui era interpretato e veniva identificato con il garofalo verde. Le parole del Giglio semplicemente per il fatto che questi racconti non sono mai stati scritti, lui li ha soltanto narrati ai suoi amici che li hanno raccolti per noi, e perché Giglio è stato il primo soprannome che ha avuto arrivando ad Oxford nel 1878-1880. Questo è il motivo del titolo. Perché comprare un libro e perché comprare un libro di Oscar Wilde? Chiudo semplicemente con un suo aforisma: ci sono libri che riescono a farci vivere più in un'ora di quanto la vita sappia farci vivere in una serie di vergognosi anni. Ma che ci sono anche gli applausi d'altra parte. Bravo, bravo Gianni. Senti, invece tu, ti do ancora un minutino, Marco. Oggi ci sei molto vicino agli studenti, lo sei sempre stato da tempi non sospetti. Oggi manifestazioni in tutta Italia, riforma Gelmini, che ieri tra l'altro ho visto una cosa, sembrava una barzelletta, la votazione al Senato con la vicepresidente la Mauro della Lega Nord, che faceva emendamento 47 approvato, emendamento 48 approvato, il Senato approva, poi ha sbagliato perché ha fatto approvare 4 emendamenti dell'opposizione, poi quando gli hanno fatto vedere che aveva detto approvato i 4 emendamenti dell'opposizione e la legge rischiava di tornare alla Camera, ha dovuto intervenire Schifani e rifare tutta la votazione. Ma poi una barzelletta questa cosa qui della riforma Gelmini. Tu come intanto la riforma Gelmini? Io un pensiero veloce, ho letto e studiato la riforma, ne condivido diversi articoli, perché purtroppo ancora una volta viene a essere attaccato sicuramente un provvedimento, non in quanto tale, ma viene a essere attaccata sicuramente una linea politica, e sicuramente mi dissocio da tutte le azioni di forza e di violenza, e condivido in pieno le manifestazioni pacifiche, il dissenso, e sicuramente bisognerebbe parlare di più ai giovani, agli studenti e agli universitari, e però dico sicuramente la riforma, che è migliorabile, pone degli aspetti positivi, e ne dico qualcuno velocemente. Non esiste più il mandato dei rettori a tempo indeterminato, quindi non esistono personaggi eterni. Due, viene a essere posto seriamente un freno alla parentopoli, perché vengono vietati all'interno degli atenei collegamenti di legami familiari e quant'altro. Tre, non vengono più banditi i concorsi in sede di Ateneo, ma vengono svolti i concorsi altrove, quindi viene a essere posto fine a tutto quel provvedimento di raccomandazione vergognosa che ha sempre caratterizzato, dobbiamo dircelo purtroppo, le università italiane. Viene innestato sicuramente un principio di meritocrazia e soprattutto viene a essere applicato un principio liberale, ovvero per la prima volta nei consigli di amministrazione delle università italiane, in una quota pari al 30% massimo, entrano i privati. Questo vuol dire che le università non sono più delle torri e burne chiuse nei loro giri, nel loro mondo asettico e arcaico, ma vengono a
essere sicuramente delle realtà aperte appunto ai privati, alle società, alle aziende, al mondo del lavoro, all'imprenditoria, perché se le migliori 150 università al mondo non comprendono nemmeno l'università italiana, sicuramente questo è uno dei motivi importanti. Bene, allora sei d'accordo su 5 punti, sugli altri 95 invece ci siamo contro, né? Cioè no, nel senso sei Non sono contro, articoli questi, forse. sono No, no, lo principi, so, sono principi. Comunque, anche se tutti d'accordo chiaramente nel condannare la violenza, ma ragazzi, C'è un aspetto negativo, lo dico però quando velocemente e succede, quando si parla di arresti preventivi oppure di lasciare a casa i No, ragazzi, questo no, perché ci questo sono degli no. Io assassini in sono per circolazione. le manifestazioni pacifiche. Un aspetto negativo c'è, chiudo il discorso. Purtroppo questo governo avrebbe sicuramente non dovuto finanziare gli atenei privati, perché io sono per gli atenei pubblici e la lotta che facciamo è quella sul quarto polo, che è un ateneo pubblico, e quindi se c'è un ateneo privato deve poter Guarda, io sopravvivere con appoggerei finanziamenti privati. questa riforma solamente per un passaggio. Quando ho visto equiparare le università online come CEPU, esattamente allo stesso livello di Bocconi e di Cattolica, mi sono cascate le braccia per terra, per non dire che mi sono Le tirate università i private. maroni. Scusa, a me Cioè, veniva una considerazione di Franz Kafka sul discorso degli arresti preventivi. qualcuno che è un po' più a livello nostro. Cioè, diceva praticamente che nessun criminale è colpevole finché non viene scoperto. Perché realmente, cioè, se dobbiamo partire dal presupposto che potenzialmente possiamo essere tutti assassini, dovremmo essere tutti Ti quanti. dirò una cosa, che Kafka è stato tra l'altro smentito categoricamente qui in Italia. Perché? Perché qui in Italia nessuno è colpevole anche quando è stato scoperto. Cioè, Purtroppo una come vedi, brutta riusciamo. vita. Le parole del Giglio, Oscar Wilde, a cura di Gianni Di Noto, Scienzo, la Esattamente. scienza, ti chiami Gianni più, Noto perché Scienzo. chiaramente uno scrittore deve Facciamo il riferimento tipo a Edgar Allan Poe, no? avere. Anche Conan Doyle, Tra l'altro devi avere un cognome lungo, lunghissimo, perché soprattutto se no non perché. funziona. No, Se non ha. ti chiami a cura di Marco Rossi, chissà che schifo sto libro, pure invece a cura di Marco Rossi, Palombelli viene dal mare su un conte di Lampedusa, già uno dice, oh ragazzi, questo libro qui sarà un librone. Importante. Questo lo è Grazie, soprattutto per chi è grazie. Per chi è l'autore. l'autore, chiaramente. Allora, grazie, complimenti Gianni, Marco, complimenti, noi magari ci sentiremo per questioni politiche più avanti, oggi diamo un po' di respiro e poi vediamo di capire un po' questa situazione del quarto polo quando e se parte. Facciamo questo consiglio di amministrazione alle 12:30 e ci riaggiorniamo nei prossimi giorni.